Cosa le sta dando più fastidio in questi giorni? Le bugie, perché se tu sei al sud e al sud va male, dovresti essere così sincero da dire ai tuoi cittadini che il male di oggi che sta vivendo il sud, e a me dispiace, non è per causa dell'autonomia del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia-Romagna, perché noi non ce l'abbiamo l'autonomia. La pazienza a Palazzo Balbi, a quanto pare, è finita. I giorni di fuoco dell'autonomia e gli attacchi che arrivano soprattutto dagli amministratori del sud, il governatore della Campania De Luca in primis, si trasformano in benzina sul rogo. Così nel giorno in cui i consiglieri regionali di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria firmano un documento per chiedere che il federalismo sia solidale, Zaia replica tutte le paure che stanno montando in queste settimane. La verità è che la classe dirigente del passato ha governato male il Sud e forse anche qualcuno del presente. E questo mal governare poi fa pagare il conto ai cittadini, che sono le uniche vittime di questo sistema. I cittadini del Sud devono chiedere l'autonomia per le loro regioni e lì vanno al vedo e verificheranno se ci sono sprechi o no. Nel frattempo c'è quell'ultimo miglio che rischia di diventare più di un miglio. Vedi la voce contro dossier, afferma Movimento 5 Stelle. Intanto bisogna avere ben chiaro che questa è una riforma epocale e come tutte le riforme epocali ha un travaglio che sarà sicuramente importante. Però c'è un testo, quindi il testo adesso c'è dell'intesa, c'è il testo del contratto tra la Regione del Veneto e il Governo nazionale c'è, sono dei punti sui quali non c'è accordo, però voglio ricordare che le forze politiche che ci governano hanno sostenuto, sia Lega che 5 Stelle hanno sostenuto il referendum, hanno messo nel contratto di governo l'autonomia, se qualcuno si chiama fuori è un altro discorso, però io penso che il dialogo che c'è tra Matteo Salvini e Di Maio ci porterà a trovare una soluzione. Il messaggio ai pentastellati e al governo è chiaro. Devono essere rispettati i Veneti, a Roma sanno che debbono rispettare 2.328.000 Veneti e anche gli altri che non sono andati a votare, non è un pensiero di Luca Zaia, ma è un'istanza del popolo fatta con un referendum regolare. E quindi penso che è giusto che ci sia un dibattito, è una grande riforma, noi siamo qui pronti a spiegare e anche a dimostrare che tutte quelle cose che dicono e che si leggono sono semplicemente falsità perché non è vero quello che si dice. Pronti a spiegare dunque quello che chiede oggi in un intervento su Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala, del PD, con un appello. Fermatevi, fermatevi e discutiamo. Chiarite agli italiani di cosa si sta parlando. E poi io credo che nessuno si mette preconcettualmente contro. Trovando però una risposta decisa. Beppe Sala rappresenta una forza politica, ovvero il PD, che ha impugnato a noi veneti il referendum. Vi ricordo che per fare il referendum noi abbiamo fatto 2 anni di battaglia legale, abbiamo dovuto andare in Corte Costituzionale e la sentenza a sorpresa ha dato ragione a noi, la Corte, e non al PD che governava l'Italia. Quindi è il suo partito che addirittura non voleva farci fare il referendum. Figuratevi se adesso vogliono farci fare l'autonomia. Dunque i contrasti restano, gli ostacoli pure, ma Zaia si dice ottimista, ma proprio non tollera il termine che più va per la maggiore in questi giorni, la cosiddetta secessione dei ricchi. Sono bazzannate anche perché questa non è secessione dei ricchi, è la volontà di portare responsabilità nei territori.